Trazione del film Banditi a Orgosolo sono raccontate in un libro firmato da Antioco Floris, che aveva cominciato il suo lavoro già con il regista Vittorio De Seta, scomparso nel 2011. Miriam Mauti ha incontrato l'autore nella Cineteca Sarda a Cagliari, che conserva copia della pellicola. Vediamo. Questa storia accade oggi, in Sardegna, nel paese di Orgosolo. Questi sono pastori di Orgosolo. E quelli erano veramente pastori sardi, prestati al cinema di Vittorio De Seta per la sua opera prima capolavoro, Banditi ad Orgosolo, film che rivive ora nelle pagine del libro di Antioco Floris, docente universitario a Cagliari, che aveva cominciato il lavoro già con De Seta, scomparso poi nel 2011. Un volume che racconta la genesi di Banditi ad Orgosolo, tra appunti, foto e note tratte dall'archivio di De Seta. L'archivio di De Seta è un bell'archivio. Nel senso che una volta decifrati i manoscritti, che sono scritti appunto in maniera non semplice da leggere, è curioso entrare nelle descrizioni che lui fa di questo mondo, di tutta una serie di cose che hanno a che fare col mondo agropastorale. E poi racconta le storie di banditi, le storie che lui ha raccolto là. Noi abbiamo raccolto nel libro tutto ciò che poteva essere utile per ricostruire il processo di creazione del film. Un lavoro cominciato per il regista con i primi corti girati in Barbagia e ad Orgosolo, dove Floris ha mostrato il film ad un pubblico di oggi. E quello che abbiamo constatato è che comunque lo spettatore di Orgosolo si riconosce non tanto nei dettagli della storia, perché la storia è chiaro che è cambiata, ma si riconosce nell'approccio a una situazione di conflitto fra Stato e comunità. Proprio ad Orgosolo il libro sarà presentato l'8 giugno, domani sera, alla MEM di Cagliari.